quando il teatro mi ha proposto di mettere in scena i Carmine Burana, sono subito stato evidentemente molto interessato. Avevo già avuto esperienze con Carmine Burana in diversi momenti del mio lavoro, e però questa occasione qua si apriva a una possibilità di mettere in scena vari personaggi che non avevo fatto prima, soprattutto per la qualità di vari solisti che fanno parte del corpo di ballo, delle persone che del quale stimo e che avevo subito voglia di mettere in scena. Questo libro qua, dove c'è una bellissima dedica di Orff a Riccardo Muti, questa è una versione che io avevo ascoltato molte volte, che conosco quasi a memoria, e mi aveva all'ascolto così mezzo in questo mondo. Il fatto di avere dei solisti che possano interpretare vari ruoli, che sono ruoli della mitologia dentro il testo, che prima non ho avuto l'occasione di poter come dire, sperimentare, quella è stata la spinta per fare qualcosa di diverso, non ripetere un lavoro già fatto. Queste energie che si incontrano, devo parlare del mio incontro con questo grande artista che è Manuel Ungaro, che per la prima volta mette la sua arte per una danza. Io dico una danza perché nel lavoro con Orff non si parla di balletto, ma si parla di danza, di canto e di musica. È l'unione tra queste tre discipline che praticamente noi dobbiamo sentire. Cioè, la danza diventa la visibilità del canto. E quello che vediamo ha una sua potenza, perché abbiamo il coro, il coro delle voci bianche, abbiamo tre cantanti solisti e 40 ballerini, quindi un filmato, eccetera. Diventa evidentemente un grande affresco. Orff aveva creato nel 24 con la sua moglie una scuola di danza, di canto e di musica, e dove insegnavano ai bambini queste tre discipline, e quindi per me questo lavoro soprattutto è mettere in scena questo tipo di insegnamento del quale io mi ispiro.